Per noi è un momento significativo perché oggi è la giornata mondiale della lotta alla povertà e abbiamo voglia di parlare con i nostri giovani di questi fenomeni che riguardano anche il territorio di Arezzo. Si chiama Disincanto, l'ultimo rapporto diocesano sulle povertà in provincia di Arezzo, presentato quest'anno di fronte agli studenti dell'ITIS Galileo Galilei. Nel 2018 presso la rete Caritas tutti i servizi parrocchiali o diocesani sono state registrate 2.004 persone/famiglie. Il 36% sono italiani, il 51% delle persone registrate ha dichiarato di essere coniugato, quindi portavoce di una famiglia. Dentro questo numero di registrazioni abbiamo calcolato 1.434 minori che indirettamente beneficiano degli interventi di sostegno che Caritas fa alle persone e alle famiglie. E la fascia di età più presente è quella di 40-49 anni. Una fotografia, quella che scatta il rapporto, che ci racconta di una povertà ormai strutturale. I numeri che registra Caritas sono sempre quelli, siamo intorno alle 2.000 unità e indirettamente più di 6.000-6.500 persone beneficiano dei nostri interventi. Ci fanno pensare, ecco, che in realtà sia un fenomeno che al di là degli interventi anche statali o regionali, comunque sia strutturale. Si conferma nei numeri, nelle prassi, nelle abitudini, nelle frequentazioni. Siamo molto più preoccupati non tanto per la povertà visibile, per il povero che incontriamo per le strade, ma per quei fenomeni di povertà e di desolazione che rimangono nel sommerso spesso all'interno delle mura domestiche. Che vuol dire una povertà nascosta? Quella povertà che non è soltanto la povertà di mancanza di cibo o qualche volta di soldi, di denaro per pagare, ma c'è una povertà di sofferenza interiore, di separazioni, di bambini che non hanno più affettività, eccetera, che fanno ricorso anche ai nostri centri di ascolto per un aiuto, per un sostegno. È economico, ma oggi si vede che quella è la risposta più semplice, la più facile, e che noi vorremmo che questa attenzione a queste povertà diventasse veramente cultura della nostra città, della nostra società. La mancanza di lavoro e l'emergenza abitativa rimangono i due fattori principali, per questo è stato fatto un focus anche sulle abitazioni in provincia di Arezzo. Un dato interessante dentro il rapporto di quest'anno è che abbiamo fatto un piccolo focus di approfondimento sul tema dell'abitare, che è un fattore fondamentale della lotta alle povertà, e abbiamo riscontrato che nella sola provincia di Arezzo ci sono ben 36.000 immobili residenziali completamente vuoti e non utilizzati. Cosa si può fare? Ci basterebbe poco per creare quello che noi andiamo ad annunciare da tanti anni, un tavolo di concertazione, di analisi, di progettazione comune, per poter abbassare ancora di più questi numeri, questi fenomeni. Chi si rivolge a voi ha anche il problema della casa, e quanti, se avete questo dato? Sì, prevalentemente le persone che vengono da noi vivono in affitto, quindi considerando che nel 2017, l'ultimo dato disponibile, sono stati fatti 400 sfratti esecutivi nella provincia di Arezzo, capite bene che il tema della casa, del vivere, dell'abitare è molto forte.